caro saluto a tutti gli amici di Prossima Fermata Liscio, io sono qui con la grande voce di Milena Montanari. Ma ciao. Che bello ritrovarci, ciao e ciao a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Dopo tanti anni ci siamo ritrovati in questa bella festa, veramente. Infatti è vero, perché io me la ricordo che cantava questa meravigliosa canzone, country poi, perché già... Country, sì, un brano mio che si chiama Tutti in Pista, che ebbe anche un discreto successo, devo dire. Successo. Sì, sì. Milena, tante vicissitudini, una gran voglia di cantare da quando eri piccola? Da sempre, da quando avevo 5 anni, non ho mai smesso, dalla prima volta ho sempre continuato a cantare, quindi... Canti molto anche canzoni moderne, melodico, non canti solo prettamente musica da ballo? Assolutamente, diciamo che negli ultimi anni mi sono avvicinata più alla musica da ballo anche per esigenze, diciamo così, anche di mercato. Io per tanti anni ho fatto il classico, chiamiamolo piano bar, nel senso che ho cantato anche tanti anni da sola, proprio nei locali, nei ristoranti, nelle feste, nei matrimoni, tantissimi matrimoni. E poi anche contemporaneamente facevo tanta musica dance negli studi di registrazioni. Proprio. E quindi ho fatto tante cose destinate al mercato, soprattutto già giapponese o comunque del nord Europa, e tanta musica dance. E poi insomma il percorso, comunque la musica è talmente bella e variegata che è bello comunque buttarsi e imparare sempre qualcosa di nuovo. Anche se devo dire che il mio primo amore poi è sempre legato per la musica da ballo, perché quando ero bambina mia madre in casa cantava le canzoni di Castellina Pasi e io la seguivo. E quindi, ed è stato proprio per quello che lei mi ha portato in un concorso per bambini per farmi così divertire. E invece poi da lì è nata una grande passione. Vita. La mia vita, sì, la mia vita. Pensato adesso smetto, uffa, è una vita difficile perché sai comunque siete, guarda, sempre forti tutte le sere. Nonostante i tempi difficili, perché sono cambiati sicuramente tanto e chi fa questo mestiere lo sa, negli anni sono cambiate tante cose, però no, non riesco a immaginarmi senza la musica, senza questo mestiere, perché comunque è veramente parte di me, eh sì. Un connubio meraviglioso, la tua splendida voce con Massimo Budriese. Massimo Budriese, da fine maggio che sono con loro, una bellissima esperienza, una cosa anche inaspettata, perché ero andata... per una sostituzione, perché lui cercava disperatamente una cantante da gennaio di quest'anno e quindi una nostra amica comune, collega, che saluto, che è la Katia. Ciao Katia. Che ha cantato anche lei con Massimo in questo periodo in cui lui cercava una cantante, mi ha chiesto se mi andava di fare una sostituzione, che lui aveva bisogno, e ho detto perché no? Anche perché c'è sempre qualcosa da imparare quando vai con altre formazioni, altre realtà. E da lì è scoccata questo... Cioè, a parte questo amore, diciamo, professionale, nel senso che mi è piaciuta subito tantissimo l'orchestra, anche se io precedentemente lavoravo con un'altra formazione, e lui molto timidamente, ho fatto 2 o 3 serate con loro, mi ha chiesto, guarda, noi piaci tanto, se tu volessi venire con noi, noi saremmo... E tu, ci penso, ho detto, ma ti permesso, cioè non potevo piantare ovviamente in asso, anche certo. Perché insomma, ho detto, ci penso,
c'era il caso che dovevo andare a New York qualche giorno in vacanza, ma tu vai a New York, ci pensi, poi quando torni me lo dici. E sono tornata il giorno stesso, mi ha chiamato Massimo, cosa hai pensato di fare? Ho pensato che vengo e così sono qua. E quindi... Parlando con Massimo, sì. La cosa bella è che questo è un gruppo che è nato da sempre. Sì, loro quindi sono veramente molto uniti. Cioè si guardano, sanno già cosa fare dopo, c'è un feeling proprio musicale anche, oltre che insomma proprio questa empatia. Di solito sai, ci si consulta prima che il pezzo faccia, loro sanno già cosa fare, ovviamente tutto dal vivo perché è un'orchestra che suona dal vivo ed è bello, c'è un'emozione veramente molto bella sul palco e sicuramente viene trasmessa anche fuori perché la gente vedo che risponde molto. Sì. C'è tantissimo bene. Rispetto per la tua persona, da come ti presentano a come stanno attenti a che tu abbia il microfono adeguato, che le luci siano sono veramente molto professionali e carini, vero? Cosa. Un grande rispetto per tutti proprio, questo è molto bello. Bella, sono proprio contenta. Adesso passiamo da Massimo Bodriesi però a te, a Milena Montanari. Esatto. Inediti. Inediti per il momento abbiamo delle cose che stiamo realizzando però sempre con l'orchestra e sono un po', abbiamo già registrato le voci però c'è un po' di quello dello studio, ci sta mettendo un po' di tempo per fare l'editing e il mastering di tutto quanto, però usciranno speriamo al più presto. Un sogno nel cassetto? Ma continuare a fare questo mestiere il più possibile, chiaramente per una donna è sicuramente più penalizzante che per un uomo perché diciamo che anche l'immagine è importante, insomma, però io spero di poterlo continuare a fare il più possibile perché comunque è la mia vita. Che meraviglia, ha un sorriso stupendo, ma infatti me la ricordavo così. Milena, i tuoi social, se ti volessero seguire dove ti trovano? Allora, è un po' difficile, io sarei Milena Montanari però... Una volta ho avuto la malaugurata idea. Esatto, di cambiare nome per abbreviarlo, poi non sono più riuscita a cambiarlo, quindi l'ho tenuta così. Comunque Miley, con la Y finale, Miley M Singer, che sta per cantante, quindi Miley M Singer. Poi tra parentesi Milena Montanari, ecco, un po' complicata, ma mi trovate. Cercate Milena Montanari perché... Esatto. Veramente di cose carine e simpatiche ne succedono sempre durante le serate, quindi venite a trovarci così li vivete di persona. Esatto, soprattutto perché è un bellissimo ambiente e devo dire che questa sera era sodo, cioè pieno di gente e la cosa più bella è che vi conoscevate un po' tutti. È vero, infatti queste feste sono belle proprio perché come anche mette ci si rivede anche dopo tanto tempo, ritrovi persone che magari non te l'aspetti ed è bello se ritrovarsi. Poi è il modo di sentire anche altre persone che sennò uno lavora e l'altro lavoro non ti trovi, non riesci mai a sentire altri, invece così senti, parte bravissimi gli ospiti di questa sera, bravissimi, la Camarrone, c'è anche Daniele, Lia. Esatto. Bravi, veramente molto bello. Poi parte bellissima coppia loro, bellissimi, stupendi. Davvero Milena Montanari di essere stata qui con noi questa sera, continuate a seguirla, venite assolutamente a vedere Massimo Bodriesi Band perché davvero è un'emozione che va provata. Anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Massimo Bodriesi Band, ci trovate, venite a trovarci, vi aspettiamo. Ciao. Milena vi aspetta, mi raccomando anche Massimo, tutti. Grazie. E grazie a te, ciao a tutti, ciao.